Rassegna stampa di oggi, 9 aprile 2018. Cari amici, questa è la prima edizione e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con la lettura delle notizie. Centrodestra, vertice ad Arcore, unità della coalizione, ore ufficiale, PD in un governo o nuove elezioni. Incontro di un'ora tra Salvini, Meloni e Berlusconi. Al termine diffondono una nota in cui ribadiscono la compattezza della formazione politica e chiedono di esprimere il Presidente del Consiglio, ma è già tensione sul dove e come cercheranno i voti. Alla luce dei veti dei vari partiti, le strade sono due. O i Dem sostengono un esecutivo, oppure resteranno solo le urne. Il leader del Carroccio dice mai con il PD, ma Tajani risponde: valutare la disponibilità dei democratici. Terrorismo, sei arrestati a Berlino. Welt dice preparavano attentato alla maratona per vendicare Anis Amri. I fermati, tutti di età comprese tra i 18 e i 21 anni, erano pronti a colpire con dei coltelli i partecipanti e gli spettatori durante la corsa in programma per le strade della capitale tedesca. Sono legati agli ambienti dell'autore della strage ai mercatini di Natale del 2016 e volevano vendicare la sua morte. Stereotipi nei libri di scuola: uomini, cavaliere, scienziate, donne, casalinga, maestre o streghe. Il sole picchia la luna. Irene Biemi, in educazione sessista, passa in rassegna i testi per l'elementare di 10 case editrici. Il 59% dei protagonisti è maschio e le professioni loro attribuite sono 50 contro le 15 svolte dalle donne. Quasi un personaggio femminile su quattro è definito solo dal ruolo di madre. E quelle che non cucinano vengono criticate. Gli uomini, dal canto loro, sono condannati a impegni e responsabilità che non tutti vogliono. Siria, 70 uccisi, civili uccisi a Douma. Un medico dice una bomba al cloro sulla città. USA contro Mosca, dice, ha responsabilità. L'attacco per riconquistare l'ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale era iniziato venerdì. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha denunciato l'uso di gas di cloro tossico e ha parlato di dozzine di casi di soffocamento. Damasco ha detto i ribelli hanno chiesto di trattare. Sempre sulla Siria, Trump dice Putin e l'Iran responsabili per il sostegno dato all'animale Assad, attacco chimico insensato, pagherà caro. Presidente degli Stati Uniti su Twitter commenta quanto accaduto a Douma, nella Ghouta orientale dove sono morti almeno 70 civili. Poi attacca Obama, dice se fosse intervenuto come aveva promesso, oggi Assad sarebbe storia. Beh, Trump dimentica un po' la politica americana, sono loro che massacrano la gente in tutto il mondo, lo vediamo tutti i giorni, cari amici, quindi sappiamo da quale pulpito arriva la predica. Io spero che non siano stati i siriani oppure Putin o altri a lanciare sto gas addosso ai civili, perché per me è una cosa molto grave. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.